Quando organizzi una mostra, che sia personale o collettiva, hai una necessità fondamentale. Far venire gente alla tua mostra affinché l'investimento di tempo e di denaro che hai dovuto sostenere non sia vano. Non solo è importante che arrivi gente, ma è ancora più importante che siano persone interessate alla tua arte e motivate ad un possibile acquisto. Quindi, oltre ad amici e parenti, che fa sempre piacere avere accanto a sé, devi cercare di spingere le persone che più di altre potrebbero acquistare una tua opera. Fra le tante cose che potresti fare, te ne vorrei suggerire una che potrebbe portarti ottimi risultati. Se hai a disposizione un insieme di utenti che in qualche modo puoi raggiungere tramite Facebook, email, WhatsApp, oppure pianificando una campagna promozionale online, ti consiglio di realizzare un piccolo sondaggio, molto breve, con il quale effettuare alcune domande chiave. Il sondaggio lo puoi realizzare utilizzando la piattaforma gratuita Google Forms. L'utilizzo è davvero molto semplice. Per assicurarti però che i tuoi utenti in target rispondano al questionario, dovresti prevedere un regalo di qualche tipo da poter riscuotere al termine del sondaggio. Così, sfruttando il principio della reciprocità, potrai sperare di ottenere qualche risposta in più. Il regalo potrebbe essere il file ad alta risoluzione, adatto quindi alla stampa, di una tua opera. Oppure uno sconto del 20-30% sull'acquisto di una tua opera. O qualsiasi altra idea che ti venga in mente. È importante però che non riveli quale sia il regalo prima della compilazione del sondaggio. Per quanto riguarda il sondaggio, potresti fare domande del tipo: quale problema riscontri quando devi scegliere un'opera da acquistare? Questa dovrebbe essere una domanda aperta, cioè una domanda che consenta all'utente di scrivere liberamente tutto ciò che pensa. Oppure, quanto saresti disposto a spendere per acquistare un'opera d'arte? Questa invece dovrebbe essere una domanda chiusa, ovvero una domanda con una risposta secca già precompilata da te. In questo caso potresti prevedere, per esempio, dei range di spesa. O ancora, qual è la principale leva motivazionale che ti induce ad acquistare un'opera d'arte? Ancora una domanda chiusa. Cerca di pensare alle principali motivazioni che possono spingere una persona ad acquistare un'opera d'arte. Per esempio, per arredare il mio salotto, per completare una collezione, per fare un regalo ad un amico e così via. Quindi domande anagrafiche, ovviamente una domanda chiusa, cioè età, sesso. Domande di contatto, cellulare ed email. O ancora, hai delle richieste particolari? Un'altra domanda aperta. Qualsiasi altra domanda utile a far parlare l'utente di se stesso in merito all'argomento scelto. Ricordati sempre che le persone vogliono parlare di sé e dei propri problemi, sogni, delusioni, aspirazioni e così via, mentre non si interessano ai problemi, sogni, interessi degli altri. È importante che ci sia almeno una domanda aperta, in modo che l'utente possa scrivere liberamente quello che pensa, ma che le altre siano domande chiuse, con risposte già preimpostate da selezionare, in modo che l'utente non perda tempo nella compilazione, altrimenti si stanca e non completa il sondaggio. Importantissimo riuscire ad avere i dati di contatto per informarlo quando partirà l'evento e per eventi futuri. Dovresti cercare di raggiungere i tuoi utenti in tutti i modi possibili, via email, WhatsApp, SMS e così via, ma senza esagerare, altrimenti diventa spam e questa è una cosa davvero complicata da regolare. Dovresti riuscire ad ottenere anche il permesso ad inviare informazioni commerciali. Se riesci a fare bene le cose, potrai sperare in un 30-40% di risposte, ma più è grande il tuo archivio di contatti, più questa percentuale diminuisce. Pensa bene al regalo. Più è importante e inatteso il regalo che farai alla fine, migliore sarà il ricordo che i tuoi utenti avranno di te. Cosicché, quando vi troverete faccia a faccia, se l'avrai stupita con un'azione memorabile, se lo ricorderanno e inconsapevolmente saranno più facilmente indotti a ricambiare il favore ricevuto acquistando una tua opera d'arte. Se questo video ti è piaciuto, ti consiglio di iscriverti al mio canale YouTube, dove troverai tanti altri video come questo. Un caro saluto!